Eh sì, credo che l'avete riconosciuta. Oggi testiamo per voi questa meravigliosa Volkswagen Golf serie 7 del 2012, allestimento R-Line con un motore 2000 TDI da 150 cavalli e cambio automatico DSG. Andiamola a testare. È sempre stato il modello di punta, la Golf per la casa tedesca. Adesso siamo arrivati alla settima serie R-Line, l'allestimento che appunto va a dare quel tocco in più di sportività. Bellissimo anche il colore grigio argentato metallizzato, interni in pelle nera, ma davvero la chicca è il cambio DSG con i paddle al volante che vanno a gestire questo motore 2000 turbo diesel da 150 cavalli. Proviamola subito partendo da fermi e vediamo come va il cambio delle marce e l'accelerazione del motore. Siamo già di quarta a 90 km orari e devo dire che la risposta non si fa di certo mancare. La frenata è ok, non ci sono rumori, soprattutto rollii per quanto riguarda i dischi. L'auto è stata appena tagliandata. Completare anche una vasta gamma di accessori, la lista completa la trovate sul sito, ma mi piace tantissimo lo schermo multicolor touchscreen davvero davvero grande che va a gestire tutta la parte dell'infotainment, ovviamente il Bluetooth, comandi al volante, comandi vocali, insomma ce ne sono davvero tanti che vi permettono di avere una guida comoda e confortevole. Esteticamente sia all'interno che all'esterno si presenta davvero bene, sono davvero carini i cerchi in lega bicolor diamantati e poi lo scuramento dei vetri che contribuisce a dare quel tocco in più di sportività insieme allo spoiler. E come per ogni macchina andiamo a verificare non solo l'accensione ma anche i fumi dagli scarichi. Ci sarebbero da sottolineare tante altre cose di questa vettura, ma vi lasciamo a voi il piacere di scoprirlo visitando l'annuncio su privacar.com di San Cesario. Nei numeri che seguono potete chiedere ulteriori informazioni o prenotare un test drive e vi ricordo che rimanete sempre aggiornati iscrivendovi al nostro canale YouTube o con un like sulla nostra pagina Facebook. Vi aspettiamo!